Ciao ragazzi, bentornati su Wargames Tube. Avevo già registrato Fosso Fangoso, il capitolo 3 alla difficoltà incubo, ma purtroppo lo devo rigiocare perché, come al solito, ho avuto dei problemi in registrazione. Purtroppo il file era venuto troppo grosso e si era bloccato. Bene, mi ha fatto un piccolo taglietto per saltare il caricamento. Come vedete, sto accontentando la richiesta di un ragazzo che mi aveva scritto di vedere Magna Charge insieme a Netshift. Sono più forti in questa Quindi, zona. un po' di teletrasporto che ci velocizza le cose. Andiamo. Maledetto. Devo stare attento perché gli swap sono forti, ma come al solito, come ho sempre detto, soffrono un po' di lentezza. Però così è figo, eh. Ragazzi, devo dire ottimo consiglio. Non mi ricordo purtroppo il nome di chi me l'ha consigliato, ma grazie. Boh, si è buttato, addirittura si è suicidato. Non so se devo parlare per forza con te, ma fa lo stesso. Che non ne posso più di questo livello, ho dovuto registrare anche due volte per l'attacco al tempo, era lo stesso che si era bloccato in quell'occasione là. Sto cominciando veramente ad averne una nausea. Mi dispiace perché il gioco continua sempre a piacermi. Poi questo lo prendo dopo. Però comincio ad essere un po' pieno perché è un conto giocarlo per i fatti propri a casa, quanto. Comunque doverlo registrare quando ci sono delle sfighe come che ti saltano le registrazioni e devi rifare tutto. Diventa abbastanza noiosa la questione. Ti intercetto di qua. Vieni, vieni. Forza, 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 forza. Dai, dai. Opla. Ora che hai tolto di mezzo quei pesci, potrò tirar su. Beh, tira su un ponte. Bene, purtroppo lo stregotto era immune al mio colpo, ovviamente da lontano. Schivato, a posto. Un po' di teletrasporto non fa mai male. Beh, fatto. Andiamo al panino. Ma che ce frega. Oh! Perdono, ho sbagliato il tasto. Dai che non voglio fare un video troppo lungo. Anche se devo dire che questa combinazione è veramente divertente, ragazzi. Bello bello teletrasporto applicato su. Poi un PG che spara. Posso congelare anche le cassette. Ah, tentavi di colpirmi. Ma c'era la pappa, non mi serviva. Proseguiamo di qua. Ops. Bravo. No, perché ti ho parlato? Non dovevo. Vabbè. Questa è noiosissima questa parte. Spero di non addormentarmi. Un po' mi sono addormentato, in effetti. Che brutta distrazione, mi ha tolto un sacco di vita. Molti
bam 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 bam. Che sonnolenza che mi mette questo livello. Questo in particolare è abbastanza noioso. Allora, siamo arrivati. Adesso dobbiamo affrontare diverse casette. Cavolo, mi ha centrato. Pensavo di potergli camminare di fianco. Bene, dai, allora sfruttiamo qualcosa che l'altra volta ho sfruttato poco. Lui che mi sta simpatico. Poi dopo li devo restituire, quindi. Finché si può. Discretamente veloce, 34 danni non sono pochi. Beh dai, sono a posto. Una specie di coccodrillo, figurati se ne riesco a pescare il pescetto. Allora. Qua c'è il trucco comodo. Aspetta, però non andatene così lontano. Vieni di qua, vediamo se funziona di qua come di là. Stiamo tuttora dentro al muro, perfetto. Dai, 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 fatto. Andiamo. Dei ciompi. Difficoltà ai ciompi, cavolo. Poi giriamo la leva. Perfetto. Ricominciamo con la parte noiosa. Ho spinto via dei pesci, questo non mi era ancora successo, almeno qualcosa di nuovo. Non mi fa neanche tanta voglia raccogliere le monete, tanto poi lo devo resettare. Delle monete, oddio! Non è vero. Corri di qua. È bellissimo come corre il coccodrillino, mi piace un casino. Troppo simpatico. Non trovate anche voi sia simpaticissimo il coccodrillino? Lasciate un commento per lui. Ma questi salti. Che agilità. Oh, che noia. Questa brutta gente che c'è qua. Cavolo, perché di colpi passano attraverso i nemici? Non è giusto? Adesso l'ho tolto. No, mi ha toccato. Ah, lo so, dai, non disperarti così, colpa mia. Continuiamo con un altro coccodrillo simpatico. Cioè, non proprio un coccodrillo, ma vabbè. Dettagli. E non ho schivato in tempo. Mi dico Bash. Non so perché, boh. Ne vedevo sempre tanti in negozio di Bash, non se lo comprava nessuno. È troppo simpatico. Io non l'ho preso all'epoca perché... Comunque ho cominciato a giocare con lo Skylander Giants. E quindi quelli dello Spyro. Bash non è uno di quelli che è stato ristampato, non li ho presi. Ecco, una cosa che non ho mai chiesto.
che però sarebbe simpatica da sapere. Con che gioco avete iniziato? Come vi siete appassionati a Skylander? Cioè, guardando dei video, conoscevate già lo Spyro Adventure? Lo so, forse il primo che avete comprato che, o seguito, insomma, cioè, la vostra storia personale di Skylander. La mia, me la posso raccontare molto brevemente. Io e anche lei eravamo molto ispirati da Spyro's Adventure quando è uscito. Abbiamo cercato di resistere perché sapevamo che sarebbe stata una gran spesa comprarsi tutte le statuine. E infatti così è stato. E al di là di questo, pensavamo appunto che fosse meglio lasciar stare, che fosse un gioco che ci sarebbe piaciuto troppo, nel senso che sarebbe stata una spesa. Quando è uscito Skylander Giants, invece l'anno scorso, abbiamo fatto una prova per registrarlo per il canale, ci è piaciuto molto, a me in particolare, tanto che l'ho acquistato. Una volta acquistato lo Swap Force, qui purtroppo non riuscivo più a schivare le bombe, maledizione, prendo un altro Skylander di quelli che poi devo restituire. Una volta appunto acquistato questo qui, ho recuperato lo Spyro Adventure, l'ho giocato tutto in compagnia della mia ragazza e non l'ho registrato quello. Pensavo di farlo, ma poi l'ho lasciato stare perché non ne valeva la pena. E poi quest'anno, quando è uscito lo Swap Force, ho detto subito pronti, ci sono, magari ne comprerò un pochino meno degli altri anni perché è una bella spesa, però ci sono. Mi interessa, lo voglio prendere subito. Intanto vi faccio notare che i pali non ci fanno danno. Le bombe il problema. Cavolo, mi sa davvero schivata. Che cavolo. Va bene, che cosa usiamo allora? Cosa prendiamo? Dai, uno dei miei Skylander preferiti è uno dei più forti, secondo me anche. Soprattutto se si gioca in due nelle arene, perché è un po' lento, quindi ha bisogno di qualcuno veloce che lo aiuta. Però cavolo. Vabbè, ci siamo ancora. Perfetto, adesso affrontiamo il villaggio, che è uno dei combattimenti più belli che ci sono nel gioco. Perché escono un sacco di avversari. Schiva, schiva, schiva. Lo sapevo che se non guardavo l'altro. E va poi una botta. Sento che esplode. L'avevo detto. Evviva, festeggiamo. Gigrunt è fantastico. Ecco. Notate qualche somiglianza? Dio sì. Magico per raggiungere l'antico Flashfin. C'è un sacco di gente che vuole ringraziarti. Perché non vai a fare un giro per il villaggio? No, il giro del villaggio non ci interessa, sinceramente posso raccogliere punti esperienza invece. Anche se sono a livello 15, quindi ci vuole un bel po' per farmi salire. E andiamo direttamente verso l'ultima zona. Passiamo questo mare un po' bruttino da vedere, devo dire. No, no, sbagliato, non arrivo. Fortissimi gli arpioni che passano in mezzo ai nemici, arrivano anche quelli dietro. E qui c'è il povero Bohog che stanno maltrattando, come voleva essere qualcosa, ma non c'è niente. A parte dei soldi. Poverino. O poverina, secondo dei punti di vista. Cavolo. Ok. Facile questa. Questo scontro è abbastanza semplice. Se poi decidi di morire. Cavolo.
Quanto ci vuole? Sto sparando delle botte da 50. Che cavolo. Mazza quanto ho retto. Mancato. Mi sento molto in clima natalizio quest'anno. Nel momento c'è un sacco di canzoncini natalizi. Questo non è un bel punto. Stavolta mi sono preso un razzo perché è passato attraverso. Ecco, perfetto. Se me lo sono andato proprio a cercare. Non mi stavo fermo, mi mancava. Direi che sto usando uno scalender veramente poco indicato per fare queste cose. Bene. E che cavolo, non l'ho stordito stavolta. Posto fatto. Jill Grant, ti chiami? Solo si chiama Jill Grant, a me piace più Grunt. Però va bene, come vuoi tu. Sei tu il capo. Sei tu il boss. Vola vola. Oh, è iniziata l'acqua qua. E beh, 69. Ah, così colpisco insieme. No, 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 no. Mettetevi in fila, bravissimi. Fila per 6, col resto di 2. Ah, fra te e Jill Grunt non so chi è più forte, probabilmente Jill Grunt, però. Bene, dai che siamo al capitolo decisivo. Oh, l'altro è morto, eh. Cioè, da quando te ne vai? Bene, c'è uno dog, siamo verso la fine. Siamo quasi arrivati a Flashfin. Ora lo salveremo. Così finalmente dopo la sesta volta che faccio questa missione mi mancherà ancora quella punteggio. Non so mica se lo faccio platino quest'anno. Cosa punteggio mi hanno annoiato parecchio da vedere. Questa inquadratura con una telecamera un pochino nauseante. Non ci arrivo a prendervi da qui. Beh, la schiata vista stordita. Arrivando un razzo. Ah, Jill Grunt schiva tutto. Questi maledetti cose hanno un sacco di vita, se poi interviene pure il maghetto verde. Elementalista addirittura per Jill Grunt, che fa tanti danni elementali. Io ho la sensazione che continueranno a uscire nemici finché... Ahia, mi ha colpito mentre ti stavo spostando via. Che non avrà finito, quindi... Cerchiamo di farla un pochino più breve. Ecco, esploso l'ultimo cristallo. E con questo finisce anche la missione. Io non voglio far durare tantissimo il video... Come al solito voglio cercare di fare un pochino più veloce una volta fatto il primo walkthrough. Quindi vi saluto direttamente qui.
Abbiamo completato 2 stelle come l'altra volta. La terza purtroppo no, perché mi mancano gli Scalender Swap. Ci vediamo con il prossimo video, che sarà il capitolo numero 4, sempre a difficoltà Incubo. Ciao a tutti!